Senti, sai qual è la mia pena per te? I commenti che riceverai. Haters. E vabbè, dai. Come vabbè? Guarda, quelli vanno a blastare. Parere mio, a questi haters, se c'è qualcosa che non piace in televisione, non è che cambiano canale, chiappano un sasso rompo del televisore, capace. Dai, poi certe parole come cancro, tumore, buttare così a niente. No, no, c'è la motivazione. Come c'è la motivazione? Se tu ti giri, vedi il televisore lì. Ho fatto il premontato, cioè il premontato lo metto lì e te lo faccio vedere in intervista. Serio? Ma vediamolo. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ho l'occasione di intervistare... No. Bottiglia d'acqua. È uno dei maggiori commentatori cattivi di YouTube. Vabbè, ma sono anche haters. Vabbè, anche haters. Bene, allora, cominciamo a parlare... Vabbè, bottiglia d'acqua è... No, vai, cominciamo subito a parlare. Allora, il tuo ruolo su YouTube, qual è il principale? Ah, il mio ruolo è iniziato nel 2010 non come un ruolo, perché ero un semplice spettatore dei primi video che c'erano, le cazzate di Frank Matano, gli scherzi telefonici, però quello che mi colpì di più era Cane Secco, perché mi piaceva come si approcciava. Nel 2010 era l'unico che appunto cercava di creare qualcosa effettivamente di creativo su YouTube. Da lì ho deciso di iscrivermi e ho conosciuto Bonetti, dal canale di Bonetti, che è stato il grande profeta di YouTube, colui che ha iniziato la critica, che poi ha passato a del livello che fa malissimo, ma vabbè. E beh, appunto da lì ho iniziato anch'io a commentare, seguendo la religione bonettiana del chi non fa contenuto non prende seriamente la piattaforma, è fondamentalmente anche un coglione. Ma a proposito di commenti, come stavamo dicendo, tu nei commenti vedo spesso che insulti pesante. Sì, sì, assolutamente. L'insulto pesante su YouTube non è quasi mai riferito alla persona, ma a quello che quella persona promulga ai propri spettatori. Io quello vado a colpire, assolutamente. La persona non mi interessa. Si leggono offese come cancro, tumore. Non vi sembra esagerato un po'? Allora, cancro e tumore, se vai a vedere l'etimologia del termine, da dove nasce? Da quando per esempio faccio una battuta, quella battuta perde totalmente di significato, si dilaga a macchia d'olio e viene usata anche da chi non capisce un cazzo, dagli idioti. E succede spesso con le persone su YouTube. Appunto, cancro che cos'è? È quella cellula che perde il controllo e che è dannosa per il luogo in cui si trova. Quindi cancro per uno youtuber è perfetto. Ma voi vi riferite più al personaggio o alla persona stessa? No, la persona non la tocchiamo mai perché non la conosciamo. Io parlo per me, quegli altri non lo so. Io diciamo che non sono proprio haters. Spesso vengo preso per troll, perché i miei interlocutori non capiscono che se hai un'opinione diversa e le esprimi magari in modo più colorito, non sei un troll, ma sei uno che la pensa diversamente. Leggo certi commenti che vanno proprio sul privato, tipo se una persona è in sovrappeso gli vanno a dire cicciola di merda, una ragazza pure addirittura sei talmente brutta che devi fare a telecamera spente il video. Allora, non ti so dire sul caso della ragazza, che comunque assolutamente condanno chi insulta per aspetto fisico, davvero è stupida ogni cosa, ignobile veramente. Per quanto riguarda quella del ciccione, penso tu ti riferisca a Ciccio Gamer, ha sbagliato anche quello. Ci sta la battutina, magari non sull'aspetto fisico. Il problema di Ciccio Gamer non è che è grasso, sono i video che fa su YouTube dove guida mentre gioca a Pokémon, fa cazzate, vende ai bambini. Mostra le calcolate del livello. Ho imparato da lui. Però ho visto i video e penso anche la stessa cosa, io condivido molte cose da lui. Leggendo anche altri commenti, troviamo addirittura i commenti minatori. Tipo, ti uccido, ti strozzo, ti brucio, addirittura la ragazza ti stupro. Tu, i tuoi insulti vanno più sull'insulto personale oppure anche a queste minacce? No, no, io cerco sempre di evitare l'insulto personale. La battuta è a fine goliardico quando l'interlocutore è d'accordo e si prende anche lui per scherzo. Mi è successo spesso con commentatori che non fanno video. Però ci insultiamo spesso le mamme, le cose, ci mandiamo a fanculo, ma lo facciamo perché sono commenti su YouTube, io e l'interlocutore. A chi fa video, ti ripeto, mi ha insultato personalmente. E vado sempre a colpire i problemi che hanno, i loro canali. Nonostante questi insulti che tu fai, qualcuno ti ha contattato in privata e dice, ti ha detto, ora agiamo per vie legali? Non mi è mai successo. No, non mi è mai successo. Se io scrivo sotto un video di Dario Moccia, hai educato male la tua fanbase, sono quasi tutti estremisti giappo, no? Tutti giappofasci, io li chiamo.
che cazzo mi vuoi denunciare perché ho detto una verità? Cioè, non mi ha insultato, ho fatto una considerazione. Atteggiamenti, io, linee filosofiche sul loro canale. Ma di solito in questi canali che tu vai a insultare, di cosa trattano? Vlog, gameplay? Con il tempo, essendo cambiato YouTube, sono cambiati anche i miei commenti rispetto alle cose che seguivo. Inizialmente avevo preso molto di mira i fantazzisti perché li vedevo profondamente disfunzionali sulla rete. Parliamo direttamente dei soggetti fantazzisti. Cosa cazzo facevano? Vomitavano, facevano challenge, insegnavano che oh mio Dio, che bello di prego. Loro sono stati i primi a portare il trash consapevole su YouTube, a portare i manager che sono stato il collegamento tra la TV e il web, che adesso hanno fatto del web la merda che è diventata. Se tu vai su YouTube Italia, le tendenze, ti rendi conto. Tutto quello che vedi, tutto lo schifo che vedi, è iniziato da lì. Dai fancazzisti e da persone come loro, che vanno con agenzie e si fanno un po' giostrare come cazzo vogliono, vanno su un palco, si fanno idolatrare e loro sono contenti così. A me quello dà fastidio perché è profondamente sia diseducativo in di per sé, che poi è sbagliato perché è un meccanismo televisivo. Un'altra cosa che hai nominato prima sono i personaggi trash. Sì. Tu sai che i personaggi trash sono quelli più ricercati su YouTube. Esempio, ultimamente molto ricercata da Kissi di Teramo, sì, Rosario sì. Muniz un periodo. L'ho conosciuto di persona. Sono di Teramo e l'abbiamo conosciuto da tutti. Ecco, di questi personaggi tu cosa ne pensi? Cioè tu hai a criticare anche loro? Ma no, loro sono dei casi umani. Io ho provato sempre attenzione intellettuale verso chi è un matto. Come attenzione intellettuale, scusami? Che mi piace osservarli, mi piace vedere i loro comportamenti, quindi non li condanno assolutamente. Condanno magari lo strumentalizzarli, come si fece con Muniz, come si fece con Giuseppe Simone. Ormai scomparsi tutti, no? Visto che mi hai spiegato i canali che non ti piacciono, dove li vai a commentare? Non ho finito a dirti quelli che non mi piacciono, ti ho detto solo dei fantazzisti. Ok, vai. Se vuoi ti illustro anche qual è il mio problema con Dario Moccia, perché molte persone ogni volta che commento sui suoi video si diramano in commenti che durano ancora oggi. Ancora oggi ricevo notifiche di commenti messi sotto i video di Moccia anni e anni fa. Perché i fan che ha sono quasi tutti estremisti, e quello è il problema, non argomentano comunque. Cosa tipo io mi spendo 50 righe di commento, loro con un affangone, con un cazzo del Giappone, il Giappone della vita, e ti insultano le mamme le cose. Ma io cerco di dare una chiave di lettura in base a come vedo io. I video di Dario Moccia sono strutturalmente fatti bene, contenutisticamente adesso sono diventati ottimi. Il problema è che non ha educato la fanbase che ha. Però tra questi canali che critichi, i video che vai sotto a commentare, qualcuno immagino ci sarà che ti piace? Assolutamente, io ho una top 5. Te la faccio sul momento, non in ordine di importanza. Come primo, a livello contenutistico, c'è Rick Dufer. È stata una scoperta per me meravigliosa perché lui trasmette non solo il sapere, ma anche l'amore che prova verso quel sapere che ti trasmette. Ed è meraviglioso perché, oltre ad essere un ottimo youtuber, l'ho conosciuto di persona, è veramente spettacolare. Poi c'è Shai di Breaking Hillary, magari prima non te l'avrei detto, però adesso la piega che ha preso il suo show e lui come lo tratta, quello che cerca di fare insomma sul web mi piace molto, è curioso. Poi Emanuele Rabo, l'unico non nerd come Victor Laso, che io non vorrei mai sentire un'opinione di un nerdino che parla di cinema, quindi io assolutamente aborro Victor Laso come critico di cinema, perché veramente Suicide Squad è bello, va a finire. Per Victor Laso sì, basta che c'è un tizio col mantello e che lui ha letto un fumetto, è bellissimo. Poi non si capisce quando parla, vaffanculo. Pensa che sia una firma, non lo è, non si capisce un cazzo, Victor. Poi che altro, sto dicendo Emanuele Rauco perché Emanuele Rauco, ragazzi, è un critico con le palle, dice le cose come stanno, se un film fa schifo ti motiva lo schifo che fa. Se è bellissimo ti farà innamorare anche a te che non l'hai visto il film. Poi gli ultimi due sono un po' perplesso perché c'è V-Clabe, che come personaggio mi piace, come stand-up comedian non l'ho mai visto, però l'ho incontrato ed è affascinante come tratta la stand-up comedy. Mi piace i video che fa sull'arte,
preferirei che lasciasse perdere le curiosità, sì, dice cose scontate che veramente sono come le frasi del Papa, scontate e banali, però lui non lo fa apposta, lui dà una chiave di lettura che però guarda non aggiunge niente, quindi io lo preferisco quando fa contenuti complessi della mera critica. E in prima posizione invece chi ci metti? Perché mi metti che stavano... È degli metodo, però verso di lui molti direbbero provo amore e odio, però in realtà non è né uno né l'altro, non te lo so spiegare. È un personaggio che non ti dice niente, mettiamo. Non mi dice niente, però l'ho conosciuto di persona, è una brava persona, gentilissima, i video che fa sono interessanti. Guarda, a volte gli vorrei veramente dare una testata allucinante quando dice delle cazzate, parla di cinema, non ne sa niente, non ha un giudizio estetico, gli piacciono i cinepanettoni, però anche per quello, è interessante, va stimato come personaggio. Poi lui, l'ho visto ai videogame, nei web show awards. Sì. No, ma applausi. Ah, contro Sofia Viscari. Bellissimo, io per quello ti dico, lo ami, ma neanche, cioè non lo so. Poi lui fa, c'ha anche un altro canale, Telimelo 87, dove parla di... Cancella Rodelli, quello fa cacare, sono cose giapponchiose nerd che devono esplodere. Allora ragazzi, sono cose per bambini, però no, io guardo gli anime, non sono per tuoi animali. Qui c'è una citazione accurata, possiamo dire. Qua pure mi ha rotto il cazzo. Oh. All'inizio mi piaceva, ma deluso. Incredibile. Cos'è diventato qua adesso? In balia dei suoi fan, ma solo a fiere? Cos'è? Scialbo, un personaggio che non ha più niente da dire. Non ha più niente da dire, qua mannaggia. Io lo dimando. Poi ecco, dovrei fare una critica che va sul personale, però adesso mi astengo da fare la critica sul fatto che si sia fidanzato con una giapponica allucinante. È come se Hitler si sposasse con un ebreo. Per me è stato un tradimento, perché io adoravo la sua parte odio gli anime. Allora, molti parlano del fatto che avere una persona che commenta negativamente come te sia un plus, perché, come dice Danny, un hater vale tre persone. Sono assolutamente d'accordo. Perché, non so nel tuo caso, però molti guardano il video, poi quando hanno capito una cosa lo riguardano e lo condividono anche con i suoi loro amici, il loro gruppo. Assolutamente vero. Ecco, tu come ti muovi? C'hai un gruppo o agisci da solo? Io agisco sempre da solo, poi alle risposte del commento trovo individui che si trovano d'accordo con quello che ho scritto, persone che non sono d'accordo, chi insulta non essendo d'accordo e chi mi dice cazzo non ci avevo pensato... Mi hai fornito una chiave interessante. Però ovviamente adesso la mia attività si è un po' diminuita. Sto crescendo anch'io, fanculo di tu. Io intanto, Bottiglia, ti ringrazio per la chiacchierata che ci siamo fatti. Ma di che? Però c'ho un'ultima domanda. Dimmi. Dopo questo video, qualcuno che magari ti conosce sul web, mm-hmm, non ti dirà contro perché hai collaborato con uno youtuber? Ragazzi, ho collaborato con uno youtuber che conosco. Non è vero. Ti ho contattato, non è nemmeno casa tua questa, scusa. Non c'entra un cazzo. Tu fai parte di qualche gruppo per caso di queste persone? No, io sono misantropo e quindi non posso fare gruppo. Odiando tutto il genere umano e volendo vedere il mondo bruciare, non penso che potrei fare gruppo con qualcuno. Bottiglia è una persona positiva, c'è da dire. Quindi tu non fai parte di nessun gruppo con anti-youtubers, che mai condividi il video, guardate sto stronzo, commentate, altri che... Ma quello che fomenta queste cose è YouTube fa cagare, no? Che cerca di fare critica, però alla fine non ci riesce, fai gameplay lì con lo sfondo, prende dei casi umani, dice, oh, è falso! Vabbè, sì, sti cazzi, è falso, cioè, ma prendi le cose serie. Chi fa veramente il danno a YouTube? Parla un po' dei manager, parla degli youtuber sfruttati alle fiere, che vengono pagati due soldi, parla di loro che con sto compromesso danno il culo. L'intervista finisce qui. Io ringrazio molto Bottiglia d'Acqua, non mi... Ecco, se è finita, è andata. Questo non è niente. Se vi è piaciuto il video, commentate, iscrivete. Possono iscriversi, sì. Si devono iscrivere e devono commentare negativamente, malissimo, devono metterti tantissimi non mi piace, così anche tu fai successo. Perfetto. Vabbè, alla prossima. Ciao!